Ciao, io sono Nadia di Indevood Lab. In questo canale parlo di filatura e del meraviglioso mondo che la circonda. Oggi vorrei farvi vedere come poter filare con il fuso in sospeso. E ho deciso di farlo con tre fusi diversi. Uno che ha il fusaiolo alto, uno con il fusaiolo basso e un altro sempre con il fusaiolo basso che ha questa particolare struttura a X in fondo che si chiama Turkish Spindle oppure fuso turco in italiano. E ho deciso di farlo utilizzando anche tre preparazioni di lana diverse. Questa è lana cardata ed è composta per il 70% da lana Maori, che è una miscela di lane neozelandesi e il 30% di lana di pecora di montagna. Questa invece è lana pettinata Jacob, che è una razza inglese di pecore, e per ultimo un Rolag di lana Welsh, che è una razza scozzese. La particolarità di questa preparazione è che le fibre vengono arrotolate su se stesse e si inizia a filarlo da una delle due estremità e la lana ha questa struttura circolare, ma di questo e di come si possono preparare ve ne parlo in un altro video. Ok, allora vorrei iniziare facendovi vedere come filare con il fusaiolo alto. Qui in alto trovate solitamente un gancio dove poter attaccare la lana. In alternativa potete prendere un altro filo, fissarlo alla base del fusaiolo, farlo passare nel gancio e utilizzarlo così come filo guida. A me piace molto fissare direttamente la lana sul gancio, lo faccio in questo modo. Allungo un po' le fibre, me le preparo, faccio passare la lana nel gancio. Adesso in questo modo prendo le due estremità e inizio a far girare il fuso. Eventualmente, se ho dei pezzi lunghi di lana, mi trovo comoda ad arrotolarmi la lana attorno alle mani. All'inizio potete usare la tecnica che vi ho fatto vedere nel primo video. Se non l'avete visto, vi lascio il link qua sopra oppure sotto nelle descrizioni. Quindi ho fatto girare un po' il fuso in modo da accumulare la torsione. Adesso allungo la lana e faccio arrivare la torsione qui all'inizio. Giro nuovamente il fuso e l'allungo di un altro po'. Aumento un po' la torsione. In questo modo adesso avrete la torsione accumulata qui. Se avete preso un po' di confidenza con la filatura, non vi sarà così difficile filare anche in sospeso. Come procedere? Allora, fate girare il fuso, lo fate ruotare e mentre sta ruotando
allungate la lana ancora una volta, faccio girare il fuso e piano piano allungo la lana in modo che la torsione salga e inizia a crearsi il filo. Faccio girare ancora un po' il fuso in modo da riuscire ad avere poi la torsione desiderata nel filo. Come potete capire se è della giusta torsione, basta arrotolare, arricciare su se stesso il filo e qui riuscite a rendervi conto se la torsione è abbastanza o no. In questo caso, in questo pezzo, per me la torsione non è sufficiente. Quindi blocco le fibre qua all'inizio e lo faccio girare nuovamente finché non sono soddisfatta del risultato. Quando il filo è troppo lungo, che vi risulta scomodo, poi da lavorare, io lo avvolgo sotto il fusaiolo, lo avvolgo sotto, lo fisso dall'altra parte e continuo a filare. Per continuare faccio girare il fuso e tiro la lana in questo modo. Ritorno a far girare il fuso e tiro la lana. Ovviamente questa cosa la potete fare anche in piedi. All'inizio forse vi risulterà più facile provare da seduti per prendere un po' di confidenza, perché forse potreste avere la sensazione che le fibre si possano staccare con il peso, del fuso, però vedrete che con un po' di esercizio non ci saranno problemi. Il secondo fuso che voglio utilizzare e che voglio mostrarvi è questo con il fusaiolo basso. Qua necessariamente, dal momento che non c'è nessun gancio alla fine dell'asta, dovete usare e prendere un altro filo di lana, fissarlo qui alla base del fusaiolo, arrotolarlo sull'asta e fare una specie di cappio da fissare qua in alto. Quindi non fate altro che arrotolare la lana sul vostro pollice e fare il cappio qua sopra e fissarlo qua sopra. Ok, alla fine di questo filo guida l'ho fissato in modo da avere la possibilità di mettere la lana qua sotto. Quindi, come ho fatto prima, allungo un po' la lana che ho deciso di filare, la faccio passare tra il capitolo che mi si era creato qua e faccio ruotare il fuso. Lo faccio ruotare fino a che non sento che la torsione è arrivata fino alle mie dita. All'inizio vi consiglio sempre di avere una buona lunghezza di filo guida in modo che vi risulti un po' più facile farlo girare. Anche qua prendo la lana, la tiro
tiro per allungarla e faccio entrare la torsione. Giro nuovamente e faccio entrare la torsione. A seconda del fuso che utilizzerete, che sia più o meno pesante, riuscirete ad ottenere un filo più o meno spesso. In questo caso, questo fuso ha un peso di circa 90 grammi ed è indicato principalmente per dei filati un po' più grossi oppure per fare oppure per utilizzarlo per ritorcere il filo. Per semplificare un po' le cose in modo che ve lo possiate ricordare, con un fuso più pesante si otterrà un filo più grosso oppure verrà appunto utilizzato per la ritorsione. I fusi più leggeri invece sono più adatti per filare dei fini più fini. Ok, anche in questo caso io faccio passare la lana attorno al mio pollice creando questo cappio al contrario, ok, e fissandolo in alto. Quando sono soddisfatta del mio risultato, continuo ad avvolgerlo nella parte bassa. In questo modo. Stessa cosa si può fare con questo Turkish spindle. Io arrotolo, faccio passare il filo che in questo caso avevo già fatto sull'asta, faccio il mio solito cappietto e lo fisso qua in cima, dove c'è in questo caso una scanalatura che permette al filo di bloccarsi. Prendo un pezzo della lana che ho deciso di filare, allungo l'estremità, la sovrappongo all'altra, non so se si vede, ok, inizio a far girare il fuso. Anche in questo caso prendo, allungo la mia fibra, la torsione salirà e quindi in questo modo si otterrà il filo. Questa cosa ve la faccio vedere anche stando in piedi e magari un po' più ravvicinata. Ok, i fusi un po' più leggeri tendono a girare di meno, quindi dovrete fermarvi più volte. Ma io faccio girare il fuso, prendo la mia lana e l'allungo e in questo modo poi accompagno un po' la torsione in alto. Adesso per sicurezza, visto che vedo che non c'è abbastanza torsione, lo faccio girare un'altra volta in modo da averne a sufficienza per proseguire. Ok, quindi vado avanti e continuo. Non abbiate paura
che il vostro filo si possa staccare, perché se c'è la giusta torsione, le fibre rimarranno unite. Una volta che il filo per me è già abbastanza lungo, che non riesco a lavorare comodamente, lo riavvolgo sul fusaiolo. In questo caso la particolarità è che essendo il fuso fatto con questa croce, io passerò il filo sopra queste due aste e poi sotto, ma anche di questo ve ne parlerò magari in un video un po' più specifico e dedicato. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda, scrivetemela nei commenti qua sotto. Io vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!